La scoliosi è una malattia della colonna vertebrale che compare in età infantile e adolescenziale. Più precocemente compare e più è negativa la prognosi, quindi può diventare più grave. La maggior parte delle scoliosi compaiono però nell'adolescenza, l'80%. In questo periodo della pubertà, i primi segni di una deformità del tronco si possono rilevare, ad esempio, da una asimmetria delle spalle, una asimmetria dei fianchi, cioè dei triangoli della taglia che non sono uguali, o da una prominenza, per esempio, di una scapola. Ma il modo più efficace e più sicuro di poter avere il sospetto di una scoliosi è di far flettere in avanti il ragazzo o la ragazza a gambe tese, e in quel modo si può osservare, stando alle spalle del ragazzo, se vi sono delle asimmetrie del tronco, che ovviamente segnalano il fatto che non ci sia una colonna perfettamente dritta in senso antero-posteriore. La scoliosi, se non trattata adeguatamente e precocemente, quindi a tempo debito, può ovviamente peggiorare creando degli squilibri posturali, strutturali del tronco, quindi a livello toracico, ma soprattutto del tratto lombare. La scoliosi è una deformità tridimensionale, non è solo una flessione di lato, e quindi i corpi vertebrali vanno in rotazione su se stessi, e questo comporta a lungo termine la maggiore probabilità di soffrire di mal di schiena, di poter avere degli effetti di stenosi della colonna lombare con disturbi irradiati agli arti inferiori e soprattutto, in casi chiaramente molto più gravi, in età adulto-anziana, avere anche eventualmente delle conseguenze cardiorespiratorie, oltre al conosciuto danno estetico, quindi di vita di relazione, da parte dei soggetti che hanno una deformità grave. Quando viene posta in modo chiaro, definitivo, da uno specialista la diagnosi di scoliosi, bisogna verificare qual è la gravità della curva. Questa viene misurata in gradi Cobb, che Cobb è un collega americano degli anni 30 che stabilì questa misurazione sulle radiografie, e se i gradi Cobb stanno al di sotto dei 20 gradi, si può procedere solo all'osservazione da ripetere almeno 3-4 volte all'anno per verificare l'evoluzione della curva. Se supera i 20 gradi, si può intervenire, si deve intervenire con un trattamento con corsetti ortopedici. Nelle curve verso i 30-35 gradi è consigliabile iniziare un trattamento molto più aggressivo, perché la curva sta diventando grave, con anche busti gessati seguiti sempre dai corsetti ortopedici, che vanno poi portati fino alla fine dell'accrescimento scheletrico, di base intorno ai 17-18 anni, 16, dipende poi dalla rapidità con cui il ragazzo si sviluppa. Sopra i 40 gradi, 45 gradi, l'indicazione spesso è necessario che diventi chirurgica, e quindi bisogna procedere all'intervento. Quando viene posta l'indicazione chirurgica perché la scoliosi è diventata particolarmente grave e denota dei segni di evolutività, ovviamente per prevenire l'ulteriore peggioramento in età adulta, si deve procedere a quella che viene definita artrodesi vertebrale. Il termine significa una fusione delle vertebre dopo aver corretto la curva scoliotica. Questa correzione avviene tramite degli impianti vertebrali in titanio che vengono fissati nelle vertebre e collegati da due barre che possono ottenere una correzione stabile della deformità. È molto importante che la correzione sia bilanciata e quindi il tronco resti dopo l'intervento in una postura corretta, ovviamente con il lato negativo di un irrigidimento della mobilità della colonna. Quindi si cerca di risparmiare il più possibile i livelli lombari per consentire una mobilità naturale, ma ovviamente c'è una riduzione della mobilità del tronco. Dall'altra parte, chiaramente, è una scoliosi stabile, corretta, che resterà così tutta la vita.